Allora, torna sabato in edicola all'Avanti. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa pagina, ripeto, storica del giornalismo italiano? Che cosa ci sarà e se ci sono dei tratti che accomunano con, che ne so, i Pietro Nenni? C'è qualcosa che effettivamente dobbiamo aspettarci di nuovo e di Sì, noi siamo continuità? particolarmente contenti di questo momento che è storico, perché torna in edicola il più antico giornale politico d'Italia, un giornale che ha raccontato la nostra storia e che ha partecipato alla costruzione della Repubblica in tutti i passaggi principali e più importanti. E ritorna così una voce libera che potrà dare attenzione all'Italia degli ultimi e sarà con la forza delle proprie idee uno dei punti di riferimento per la sinistra italiana che noi pure dobbiamo costruire. È chiaro che stiamo mettendo in campo con uno sforzo importante il ritorno di un giornale storico, importante che ha visto e annoverato tra i propri direttori ben tre presidenti del Consiglio, due presidenti della Repubblica, Pertini, Saragat, ed è riuscita a mettere sin dall'inizio del secolo scorso intorno ad un progetto culturale e politico le migliori esperienze della politica, della cultura, dell'associazionismo sociale e culturale e che ha avuto il grande merito, il grande compito di avviare all'inizio del Novecento una vera e propria alfabetizzazione culturale e scolastica per gli ultimi, per i contadini, le donne che non avevano accesso. Con questo stesso spirito oggi noi abbiamo assunto questo impegno di rimettere in campo una voce libera proprio con l'obiettivo di ricreare le condizioni per sviluppare un dibattito a favore degli ultimi e a favore dell'Italia, delle periferie e del disagio che è aumentato a seguito della pandemia e di quello che sta accadendo anche in Ucraina. Ecco, dal punto di vista proprio della linea editoriale rimane come faro, per intenderci, lo spirito di Bissolati, ripeto, Pietro Nenni, queste grandi firme, questi grandi direttori che hanno effettivamente fatto pagine importanti del giornalismo italiano. Assolutamente sì, andiamo in continuità con quell'esperienza, con quell'approccio politico, con quell'approccio culturale. Ospiteremo ovviamente delle firme e avvieremo un dibattito anche all'interno delle nostre pagine con i compagni, le compagne, gli amici del centrosinistra, perché siamo convinti che la sfida del futuro debba affondare le radici nel passato, che si debba ricostruire una centralità della politica, che bisogna risollevare le sorti dei partiti che sono andati in crisi negli ultimi decenni ed è soltanto grazie ad una ricentralità e quindi ad un investimento nuovo della politica che Chiaro. assume con una visione, una speranza, la possibilità di ridare fiducia alla E gente che noi allora possiamo rimettere in campo la politica. In bocca al lupo per questa nuova avventura. Da sabato Evviva il 30 lupo! aprile lo potete trovare in edicola. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo.